vorrei essere parte di Tom Milanista che ha visto questa partita, no? Il grandissimo Milan. Però se arriva una cosa che c'era un rigore per il Milan, il gol della Roma lascia fuori gioco e ci una quella posizione per beccare la porta, non la traversa, da uno come te che ha segnato 300 passagol in carriera, vede tutto, quei gol non li deve sbagliare. Purtroppo un Milan che ha ritirato no e si vedeva, come si vedeva che Leao era spento senza quella Fernandez. Un Milan passivo, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, è entrato Chukwueze, ha dato quella cosa in più, sopra entrare molto prima Chukwueze, ha sbagliato Pioli, che ha tagliato i cambi. Ma c'è ritorno a giocare, è tutto aperto, non è finita. All'Olimpico sarà una bolgia, cioè all'Olimpico sarà, penso, una bolgia giallo-rossa. Per una partita che è tutt'altro che chiusa, una pratica tutt'altro che chiusa, perché 1-0 è poco. Cioè, 1-0 è arrivato, ripeto, su un fuorigioco di Lukaku, calcio d'angolo. Ora, è tutto solo mangiare di farò, ma è troppo poco per questo, per il ritorno 1-0. Un Milan che, ripeto, troppo passivo, troppo lento nelle azioni, tanti cross buttati via. Tanti passaggi inutili tra il centrocampo e la difesa, una mina che non c'è oggi, ma ci sta, cioè De Rossi l'ha preparata bene su Theo Hernandez e Leao, che infatti hanno fatto chissà quali cose. Infatti è uscito Leao appunto nel secondo tempo, ma è uscito in ritardo, secondo me uscì molto prima, perché già nel primo tempo e nella metà del secondo era spento. Detto ciò, 1-0 Roma, tutto aperto, e ritorno sarà un 50-50 perché 1-0 Milan va in supplementare, perciò è ancora tutto aperto, non c'è ancora di perso prima posso dire. Nel mentre l'Atalanta ha vinto 3-0 a Anfield con doppietta di Scamacca. E vai scarso Scamacca, se forza in. Comunque complimenti alla Roma che pur immediatamente ha vinto 1-0 con un gol in fuorigioco.